questo dispositivo potrebbe incendiare istantaneamente l'intero pianeta. Almeno, questo era esattamente ciò di cui i suoi creatori avevano paura. Ma nonostante questi sospetti, il 16 luglio 1945 scatenarono il demone nucleare. La prima detonazione di una bomba atomica chiamata Trinity fu così potente che un enorme fungo atomico infuocato, più in alto dell'Everest, è salito sopra il deserto del New Mexico. E poiché i peggiori timori non sono stati confermati e non si è scatenato l'inferno, gli umani hanno creduto di aver domato il demone nucleare. Ma era solo un'illusione. In questo video scoprirai in che modo un'esplosione sotterranea ha influenzato lo spazio, quale test atomico è stato così potente da essere soprannominato secondo Hiroshima e soprattutto quali test nucleari si sono rivelati eccezionalmente distruttivi, con grande sorpresa anche dei servizi militari. La luminosa e luminosa Las Vegas ha abbagliato i suoi ospiti anche 75 anni fa, ma a soli 100 km di distanza c'era il Nevada Test Site, dove i lampi di luce potevano letteralmente farti diventare cieco. A partire dagli anni 50, i militari vi hanno condotto circa 1000 test nucleari. Nel 1957 pensarono che fosse giunto il momento di provare qualcosa di nuovo, per far saltare in aria strati sotterranei di terra. Come parte del test Pascal A, in una miniera a una profondità di 150 metri, hanno installato una bomba del peso di appena 29 kg e contenente meno di un chilogrammo di tritolo. Per gli standard militari è una cosa piuttosto piccola. Gli scienziati si aspettavano che tutta l'energia dell'esplosione sarebbe rimasta nel tunnel della miniera, ma il demone nucleare non sarebbe stato rinchiuso. Una colonna di fuoco alta decine di metri è esplosa dal terreno. È successo perché, per qualche motivo, la potenza reale della bomba era di 55 toni, circa 55.000 volte più del previsto. È come voler celebrare il 4 di luglio facendo esplodere un petardo e guardandolo distruggere l'intera città. Ma anche dopo uno scherzo così feroce tirato dai jean nucleari, i militari hanno insistito per un nuovo test, che è stato chiamato Pascal B. Solo che questa volta l'uscita della miniera era sigillata con un tappo di ferro da 90 kg. Quello avrebbe sicuramente resistito a qualsiasi onda d'urto. Non c'è bisogno di preoccuparsi. Questo era ciò che pensavano gli scienziati. E hanno pensato male. L'esplosione colpì il tappo con una resa di 300 tonnellate e lo fece cadere a un'incredibile velocità di 66 km al secondo. Questo è 6 volte superiore alla velocità di fuga dei razzi del programma Apollo, lanciati un decennio dopo. In realtà, quel tappo potrebbe essere diventato il primo oggetto a viaggiare nello spazio per conto degli Stati Uniti nel 1957, ma ovviamente, probabilmente, è svanito nell'atmosfera. Nel frattempo, il demone nucleare rilasciato si stava solo riscaldando sul suolo americano. Questo angolo di paradiso è l'atollo di Bikini nelle isole Marshall. Anche se solo un pazzo vorrebbe trascorrere una vacanza lì alla fine degli anni 40. Questo perché l'esercito americano ha effettuato quasi 2 dozzine di devastanti test nucleari in questa regione. Nel luglio del 1946, come parte del test nucleare Baker, una flotta di 90 navi bersaglio fu assemblata al largo dell'atollo di Bikini per studiare le conseguenze di un'esplosione atomica in mare. La bomba è stata attaccata al fondo di una nave da sbarco e calata a una profondità di 27 metri. La resa esplosiva di 3 kilotoni ha fatto esplodere la nave in atomi e ha creato una colonna d'acqua alta quanto 2 torri del Burj Khalifa. E quando centinaia di tonnellate d'acqua sono crollate, hanno innescato uno tsunami che ha colpito 9 navi bersaglio. Tuttavia, gli altri furono ancora meno fortunati. Il demone nucleare ha fatto piovere così tante radiazioni sulla flotta rimanente che tutte le navi dovevano essere affondate, ma i militari erano piuttosto eccitati. 6 anni dopo, sul vicino atollo di Eniwetok, hanno costruito un dispositivo malvagio in grado di aumentare notevolmente la potenza del demone nucleare. L'hanno testato il 1 novembre del 1952. Il test, con nome in codice Ivy Mike, ha rilasciato 10 megatoni e mezzo di energia distruttiva, che equivalgono a 400 Baker Test. Quella fu la prima bomba termonucleare americana della storia.
in cui l'energia che appare come risultato del decadimento nucleare origina la fusione e crea una forza ancora più distruttiva e mortale. Ecco perché il fungo atomico dell'Ivy Mike ribolliva fino a 37 km nei cieli, quasi quanto due isole di Manhattan. Il mostruoso potere ha quasi letteralmente fatto evaporare l'atollo e ha contaminato l'area circostante di 56 km di diametro, con ricadute nucleari. I militari hanno inviato 3 aerei sulla pericolosa nuvola per ottenere campioni d'aria per ulteriori studi. Mai tornato. Il demone nucleare ha divorato il capitano Jimmy Robinson senza lasciare traccia. Il pilota è ancora considerato disperso. Gli altri aerei sono tornati alla base con campioni che hanno rivelato al mondo due nuovi elementi chimici, einsteinio e fermio. Nel frattempo, un altro demone nucleare stava guadagnando forza dall'altra parte del globo e questo era molto più pericoloso. Sembra un paesaggio lunare, tuttavia questo posto è situato qui sulla Terra. Per essere più precisi, questo è il sito test di Semipalatinsk, in Kazakistan, un'ex repubblica sovietica. Nel 1955 le forze armate sovietiche decisero di dimostrare al mondo la loro totale supremazia distruttiva con l'aiuto della loro bomba all'idrogeno RDS-37. Il giorno stabilito, un bombardiere, Tupolev Tu-16, lo portò a un'altezza di 12 km dal suolo, quando improvvisamente l'attrezzatura radar si guastò e il cielo divenne nuvoloso. I sovietici prima volevano lanciare a caso la bomba da qualche parte sulle montagne, ma all'ultimo minuto cambiarono idea. Ecco perché il maggiore Fedor Golovashko ha dovuto effettuare il primo atterraggio di emergenza con a bordo una bomba termonucleare completamente armata. Ignorando tutti i cattivi presagi, i militari comunque partirono con RDS-37 due giorni dopo. Il fungo atomico si è alzato a 12 km dal suolo. Questo è più alto di quello che la maggior parte delle navi passeggeri può ottenere. E sebbene si trattasse di un'esplosione di media potenza con una resa di 1,6 megatoni, l'onda d'urto danneggiò inaspettatamente gli edifici nel raggio di 200 km. I sovietici stavano già immaginando come il loro demone nucleare avrebbe spazzato via dalla faccia della Terra tutte le grandi città americane insieme ai sobborghi. Ma anche quella quantità di potere non sembrava soddisfarli. Il 30 ottobre 1961, sull'isola artica di Novaya Zemlya, un bombardiere, Tupolev Tu-95, è decollato trasportando la bomba più potente della storia, la Tsar Bomba, da 27 tonnellate. Se l'aereo l'avesse lasciato cadere come al solito, semplicemente non avrebbe avuto il tempo di volare a una distanza di sicurezza e sarebbe stato fatto a pezzi dal demone termonucleare. Per dare ai piloti un vantaggio, lo Tsar Bomba è stato lanciato su un paracadute e quando è sceso a 4 km dal suolo, un nuovo sole è esploso su Novaya Zemlya. La Tsar Bomba ha prodotto circa 58 megatoni, un record assoluto. Era 4 volte più potente di qualsiasi testata prima o dopo di essa. L'esplosione potrebbe essere vista anche in Groenlandia o in Alaska, a 110 km di distanza dal luogo. Il fungo dello Tsar ha raggiunto l'altezza di 65 km e ha coperto più della metà della distanza che separa la superficie del nostro pianeta dallo spazio. E l'onda sismica prodotta dall'esplosione ha fatto il giro del nostro pianeta 3 volte. Se i sovietici avessero bombardato con lo Tsar la costa occidentale degli Stati Uniti, questo avrebbe fatto evaporare le più grandi città della regione e avrebbe causato enormi terremoti in tutto il paese. Ma gli americani non erano intimiditi dalla minaccia, poiché avevano già pompato steroidi nella loro stessa bestia nucleare. Il 1 marzo del 1954, durante l'operazione Castle, l'esercito americano effettuò il famigerato test nucleare di Castle Bravo, che lasciò dietro di sé ben note conseguenze. Gli scienziati avevano stimato che la potenza del dispositivo sarebbe stata pari a 6 megatoni, non di più, ma il demone termonucleare aveva altri piani. La detonazione di Castle Bravo ha rilasciato più del doppio dell'energia di 15 megatoni, senza precedenti per gli Stati Uniti. Questo perché il deuteruro di litio, che avrebbe dovuto rallentare la reazione termonucleare, l'ha improvvisamente alimentata. Di conseguenza, la palla di fuoco di Castle Bravo si è diffusa per più di 7 km. Questo cerchio della morte potrebbe facilmente adattarsi a 2 volte e mezzo il ponte Golden Gate. Il fungo atomico si alzò di 40
40 km e largo 100 km. Ma la cosa peggiore è stata che l'esplosione di Castle Bravo ha deturpato vaste barriere coralline e il fallout è sfuggito ben oltre l'area di prova. Senza saperlo, 23 pescatori giapponesi a bordo del peschereccio Daigo Fukuri Umaru sono rimasti vittime del test. Gli è stato diagnosticato un avvelenamento da radiazioni. Di conseguenza, uno di loro è morto e gli altri hanno trascorso il resto della loro vita a soffrirne. I giornalisti hanno immediatamente etichettato l'esplosione di Castle Bravo come una seconda Hiroshima e gli Stati Uniti hanno dovuto pagare 15 milioni di dollari di risarcimento al governo giapponese. Nonostante ciò, appena 2 mesi dopo il disastro nucleare, i militari hanno condotto il test Castle Yankee sugli stessi atolli con la stessa bomba atomica. La resa dell'esplosione corrispondeva a quella di Castle Bravo, 13,5 megatoni. E questa volta il demone termonucleare non si è fermato solo nell'Oceano Pacifico. In soli 4 giorni, il fallout radioattivo ha colpito il Messico e gli Stati Uniti occidentali. A proposito delle isole Marshall, anche a 65 anni dal test, sono state trovate misure di plutonio nell'ambiente 1000 volte superiori a quelle della centrale di Chernobyl. Gli stati dotati di armi nucleari si sono resi conto che non c'era modo di domare questa bestia. Il nostro pianeta era a rischio anche senza una vera e propria guerra nucleare. Le proteste antinucleari ebbero luogo in tutto il mondo e finalmente, nel 1963, gli Stati Uniti, il Regno Unito e la Russia firmarono un trattato che vietava tutte le detonazioni sperimentali di armi nucleari in superficie. Questo trattato rimane in vigore. Eppure, studiando gli archivi dell'era atomica, oltre ai documenti dedicati a test pericolosi e distruttivi, possiamo trovare anche cronache addirittura ridicole. Guarda questo video. 5 ufficiali dell'esercito americano si trovano proprio nell'epicentro dei test nucleari. Pensi che l'onda d'urto stia per farli a pezzi? Sarai sorpreso. Il fatto è che una bomba che produceva solo 2 kilotoni di energia esplosiva è stata fatta esplodere a 5,6 km dal suolo. Lo strato dell'atmosfera proteggeva gli ufficiali da qualsiasi effetto dannoso tranne il lampo. Se i test nucleari non fossero vietati, accetteresti di partecipare a un servizio fotografico del genere?